Di Nalavera, Destination Italia, la 25ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. Di cosa si parlerà oggi e qual è il vostro impegno? Allora, il mio impegno è quello di valorizzare l'Italia che non è ancora conosciuta. Ho fatto un giro in questo bellissimo evento, è per me il primo anno che vengo e devo dire che ho veramente imparato tantissimo. E quindi il mio compito come Destination Italia sarà quello di valorizzare il più possibile queste bellezze che ho visto esposte in questi giorni. Si parlava oggi anche del brand UNESCO che deve fare un po' da traino per determinati siti archeologici, anche se si può fare di più da quello che ho compreso. Come si può fare qualcosa di più? E vedendo tutti questi stand, tutte queste regioni, enti, istituzioni, cosa appunto si può fare per mettere in risalto anche siti meno conosciuti? Allora, io ritengo che bisogna fare da una parte, ognuno deve fare molto il proprio mestiere, ma dall'altra bisogna fare squadra. Quindi, ad esempio, UNESCO deve, secondo me, lavorare molto anche per salvaguardare i patrimoni, perché questo non lo può fare nessun altro e quindi deve fare di tutto diciamo, in concerto con le istituzioni per la salvaguardia dei patrimoni. Dopodiché, invece, le regioni e anche con noi, che siamo dei tour operator, dobbiamo promuovere l'Italia nel mondo, ma dobbiamo anche creare delle situazioni che attirino realmente i turisti perché trovano non solo il luogo archeologico che è bellissimo, splendido e va valorizzato, ma anche tutta una serie di servizi che comunque il turista alto spendente vuole e quindi bisogna farlo insieme come una grande squadra. E la borsa può essere un punto d'inizio. Assolutamente sì, perché effettivamente qui sono sintetizzate le più belle realtà italiane e che sono anche quelle che ci distinguono, no? Cioè la nostra storia che ci distingue da altri paesi nel mondo. E quindi si parte da qui, ma poi ognuno deve fare la propria parte in concerto e quindi in sinergia e come un'unica squadra.